Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computer, anzi retro riviste di informatica. Oggi esploreremo insieme, campionando casualmente, la rivista MSX Disk nei numeri del dicembre 1987, ottobre del 1989, marzo del 1991, per andare a esplorare e vedere di cosa parlavano gli amici utenti MSX dentro la propria rivista a loro dedicata, MSX Disk. Il link per avere altri PDF della rivista MSX Disk li trovate in descrizione di questo file. MSX Disk del dicembre 1987, un lunghissimo e antico viaggio nel tempo. Che cosa c'era in questo numero? Il numero 1, c'erano 7 giochi. Andiamo quindi a scorrere praticamente la rivista in PDF. Se siete interessati, gli altri MSX Disk in descrizione trovate il link per scaricare un botto di PDF di MSX Disk, quasi 700 mega di PDF, quindi hai voglia a leggere. Cosa c'era? Quindi sommario sul disco, fare i giochi, poi vedremo un confronto, quindi Commodore 16 contro MSX, quindi sarà interessante darci una sbirciatina, e varie cose che erano relative al disco. Indubbiamente c'era collegato un dischetto a questa rivista. Andiamo a vedere subito, scorrere la rivista, che non l'ho mai vista, quindi la guardiamo insieme. Un gioco, come grafica non è comunque eccezionale, ma comunque sicuramente per l'epoca era già qualche cosa di buono, perché l'MSX aveva anche una buona uscita video e audio, sicuramente meglio, decisamente meglio di quanto faceva Apple II. Zombie, ecco, vari zombie, altri giochi, il Rescue con un altro videogioco action di sicuramente Shot 'Em Up. Sheriff, questo è un altro Shot 'Em Up, andiamo a vedere. Ecco, linguaggio macchina, addirittura questa è la pubblicità, come non detto, pardon. Un altro gioco, Wizard Bronx, pubblicità, The Tomb, quindi venivano praticamente recensiti giochi per giochi in cui si spiegava come muovere il joystick oppure le frecce, e davano un'infarinatura di retroscena dei videogiochi. Basta, già finito. MSX, ottobre 1989, questo è il numero 12. Di cosa si parlava? Si parlava di giochi ed utilità. Andiamo subito a scorrere la rivista, che è corta ed essenziale, va dritti al punto. Sommario, cosa c'era sul disco e i vari giochi che venivano recensiti, e li si trovavano poi ovviamente sul dischetto. È un po' come fare Rollerball. Ah, questo è un classico gioco con la pallina che si muoveva, andava a picchiare sulla aggeggini. Stealth, Helix Up, una specie di probabilmente di Super Mario. Geralt, Murphy, quindi spara tutti e picchiaduro. Pubblicità, Sprint è un potente foglio elettronico, e lo dice già il nome, in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di calcolo. Bene, fa piacere vedere che non c'erano solo giochi, ma c'erano anche programmi di produttività personale. E qui Spread, poi Turbo, il programma Turbo vi permetterà di velocizzare enormemente i vostri programmi, soprattutto per questi risultano rallentati da routing lunghe o da cicli for next. Questo è un utility acceleratrice software. Disassemble, perché non ce l'aveva l'MSX un disassemblatore e un assemblatore in ROM. E poi un po' di donzelle, e quindi disk marketing, mercatino, una rubrica relativa all'imparare l'assembler, e poi un po' di musica, pubblicità, basta, fine, essenziale.
MSX Dix Disc numero 25 marzo del 1991, una rivista essenziale, qualche pubblicità e si andava dritti all'osso presentando il software che c'era, anche essendo collegata a un dischetto. Andiamo a vedere di cosa parlavano il numero 25 nel lontanissimo 1991. Eccoci qua, giochi e vari altri, diciamo, con un piccolo editoriale, poi ovviamente la presentazione di quello che si trovava sul disco. Veniamo un po', editoriale ristretto estremamente all'osso: Agat, Monopoly, Burger King, o per questo probabilmente era derivato forse dalla Intellivision, penso. Poi MSX Copy, topografia, questo il primo era un utility, il secondo una mappa poligonale. Finance Plus, questo era un programma di matematica finanziaria, qualche lezione di Basic che venivano proprio date con l'essenziale, due paginette nemmeno, pubblicità, ancora qualche pagina relativa alla generazione di suoni, quindi al Basic, dentro l'MSX altre informazioni che venivano date alla programmazione. E poi cosa c'era? Questo è l'elenco relativo all'arretrato, e poi basta, fine. Se volete altri numeri di MSX Disc, li trovate il link in descrizione di questo file, dove potete scaricarvi oltre 700 MB di PDF. Ciao, alla prossima.